E benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Oggi siamo in compagnia di Luigi's Mansion 3. Nuovo capitolo della serie di Luigi's Mansion che io non ho mai giocato in realtà. Quindi, ho iniziato questa serie in live, proprio l'inizio del gioco. Poi, successivamente continuato il gioco per i fatti miei. Perché non stai scaricando tu? Perché non stai collegato? Ah, maledetto. Ho continuato per i fatti miei a giocarci, insomma, ho sbloccato nuove abilità di Luigi e sono pronto a fare un piccolo gameplay con voi. Diciamo così, intanto continuo a scaricare il gioco perché ho anche preso Saints Row 3 e ho intenzione di registrare un video al riguardo perché non si collega sto maledetto. Vabbè, insomma, fail proprio. Oh, bravo. Così intanto te lo scarichi, no? Che dici? Bello. Quanto ti manca? Vabbè, mo riprende. Allora, non vi spiegherò le meccaniche del gioco, magari vi farò vedere direttamente come funzionano. Torniamo al gioco. Il gioco è veramente molto, 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 molto carino. Noi abbiamo questa sorta di aspirapolvere per aspirare i fantasmi, che può anche fare un flash di luce. Può sparare delle... come si chiamano sti cosi qua? Oddio, non mi viene in mente il nome. Vabbè, insomma, quei cosi lì. E possiamo quindi sparare questi. Possiamo mandare l'aria al contrario, quindi non aspirare ma espirarla. Possiamo avere un boost in questo modo. E possiamo usare questa sorta di dispositivo, vedete, per mostrare cose nascoste, tra cui le tracce del cane oppure altre cose. Un'altra cosa che io ho sbloccato è questa. Ossia il Gummy Luigi, un Luigi fatto di gomma che si può infilare in pertugi che normalmente non possiamo esplorare. Quindi possiamo andare per esempio qui e fregarci tutto quello che c'è, compresi i lingotti d'oro. Qui c'è un bel sacchettino pieno di soldi. Non ho capito se i soldi sono semplicemente un punteggio oppure se servono a fare qualcosa. Da quello che sto vedendo mi sembrano semplicemente un punteggio, insomma. Ok, facciamo ritornare Gummy Luigi e andiamo avanti. C'è il cane che ci ha portato qui. Vediamo un po' a fare cosa. Graficamente è veramente carino, ragazzi. Giocarci in modalità portatile è bellissimo. Veramente bello. Ci ho giocato stamattina, bello comodo sul divano. Devo fare stealth? Eccolo. Mamma mia, che impiastro che è Luigi, porca miseria. Allora, per catturare i fantasmi bisogna prima sparaflesciarli. Ah, un po' di gente ci sta, eh. Ok, qua probabilmente inizieranno a spararmi. Allora, la meccanica è questa, se riesco. Allora, sparaflesciamo, li aspiriamo, dobbiamo andare al contrario e poi con la A li sbattiamo a destra e a sinistra. Questo è un po' il concetto del gioco. Ah, loro si mettono là proprio. Se noi riusciamo a sbatterli uno con l'altro, riusciamo anche. Un po' come il concetto è un po' quello dei giochi di pesca. Cioè, avete presente i giochi di pesca in cui per catturare il pesce dovete tirare la lenza al contrario rispetto a. Tre alla botta? Eh no, però. Eh no, scusami, ma se tu mi spari, però, non va bene. Vieni qua. La lenza al contrario rispetto a quella dove va diciamo al lato dove va il pesce, no? Più o meno il concetto è quello. Ok, proviamo a sbatterli uno con l'altro. Oh, mi hanno preso un sacco di energia sti stronzi, maledetti. Ovviamente non è tutto così perché sennò sarebbe troppo facile. Ho fatto dei boss, per esempio c'era una sorta di fantasma poliziotto di vigilante, insomma, tipo vigilanza, insomma, di un centro commerciale che aveva gli occhiali da sole. Quindi per farlo fuori, gli ho dovuto aspirare prima gli occhiali da sole e poi sparaflesciarlo. Perché purtroppo, giustamente, con gli occhiali da sole lui era protetto dalla luce. Possiamo aspirare praticamente tutto. Cioè, noi semplicemente siamo una sorta di. Come si chiama? L'impresa di pulizie, praticamente. Alcune cose, ovviamente, nascondono dei segreti. Ce ne sono parecchi di segreti, in realtà.
Per esempio qui abbiamo aspirato. Qui c'è un cuore però. Mi serve il cuore. Dammi il cuore. Dammi il cuore. Ok, perfetto. Siamo full vita adesso. Per esempio qui prendiamo la tovaglia. E sotto ci sono delle monete. In realtà questo albergo è strapieno di monete. Tanto ci facciamo anche un giro con questa che ci mostra le cose nascoste. Che spesso ci sono per esempio dei punti in cui ci sono proprio delle aree nascoste. Oppure dei punti in cui per andare avanti bisogna necessariamente. Che cazzo è? C'è qualcuno che sta cucinando ma sta letteralmente bruciando tutto. Intanto ci inculiamo tutto, come nostro solito. C'è veramente qualcosa che brucia però. Facciamo fuori tutti i piatti. Ecco, facciamo così e facciamo prima. Ah, possiamo aspirarlo il fumo però. Ok. Eccolo, c'è un tizio, lo vedo. Ma non so se ce la facciamo aspirarlo tutto. No, in realtà no. Quindi dobbiamo fare qualcos'altro prima probabilmente. Allora, le cose dorate in genere ci danno un sacco di soldi. Vediamo se è il caso. Ci vuole più potenza. In situazione come questa voi due dovete collaborare. Ok, ho capito che cosa dobbiamo fare. Vedete che era piena di soldi. Vediamo anche questa se riusciamo a... Ok, lingotti d'oro. Perfetto, prosciutti. Tutto voglio, tutto. Prosciutto non ce la facciamo. Allora, per superare questo posto qui bisogna usare anche Luigi. Gambi Luigi, scusatemi. Per aspirare un po' tutto. Ok, qui non ci posso andare. Vediamo se riusciamo a scoprirlo. Insomma. Ok, forse devo far spostare anche lui. Però non troppo. Ok, allora forse bisogna avanzare. Vai che ce la sto facendo. Vai, 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 vai. E dai, è lui. E che cazzo. Luigi è un cagasotto allucinante. Ok, ce l'abbiamo fatta. C'è il cuoco che sta cucinando un pesce. Ops. Forse è un boss questo, eh. Se è un boss sono contento che almeno ve lo faccio vedere. Si è un po' incazzato, ma leggermente. Ok, è un boss. Oh, oddio, oddio, oddio. Attenzione. Ok, c'ha il padellone, quindi il padellone non ci permette di sparaflesciarlo. Quindi come facciamo? Così. Probabilmente così. Ok. Sparaflesciato. Oh cazzo. Allora Gummy Luigi non funziona. Cioè si fonde se oh cazzo. Aia. Ammazza che sveglia. Si fonde se va sull'acqua. Secondo me bisogna utilizzarli entrambi però i personaggi. Quindi non credo di riuscire a... Cazzo. Vabbè. Sì, ce la puoi fare. Non credo di riuscire a farlo da solo in realtà. Ok, se magari punti decentemente. Ok, vediamo se si riesce a fare. Ok, perfetto. 2, 3 e 4. Perfetto, 196. Io non voglio che prenda la pentola in realtà. La padella più che la pentola. Ok, mi serve qualcosa per tappargli quella cazzo. Aia. Devo aspettare che mi lancia il pesce, mi sa. Sì. Ok. Oh, basta questi pesci. Ok, mentre fa la trottola non è possibile farlo fuori. Però così, sì. Ma mi sa che ci si riesce anche da soli, eh. Oh cazzo, non ci riesco. Oh. Vai, vai e vai. Ok, in teoria basta un'altra volta. Se non cambia il pattern. Questo pure è buono, eh. Ah no, non è buono. Pensavo di sì. Sono spariti i pesci. Se non cambia pattern, si riesce a far fuori senza problemi. Oh, e basta. Io posso anche accendere i fornelli, perché? Vabbè, lo farò dopo. Lanciami il pesce, forza. Bravissimo. Bravissimo. Vieni qua, mo. Ma no con la trottola, però. Strunz.
Oh, quanto corre? Quanto corre? Aiuto! Corre, aia! Aia! Dammi il pesce! Dammi il pesce, non si può sentire. Vabbè, il cazzo, mi fai solo trottole tu. Cristo, io sto quasi senza energia. E non ho più pesci. Ok, allora forse devo farlo fuori. Cazzo, però. Mentre mi lancio i pesci. Ok, uno, due. E tre. A posto. Ce l'ho fatta, ce l'abbiamo fatta. Vieni, vieni. Entra, entra. Che è un pulsante? No, che cazzo è? Ah, cuori, meno male. Allora, un cuore, cuori e un pulsante dell'ascensore che ci sblocca gli altri piani. Ottimo. Ottimo. Dammi sto coso, va. No, no, no. Stronzo di merda. Sei magnato. No. Maledetto. Maledetto. Che succede se faccio qua? No, brucia troppo. Ok, li posso spegnere così. Penso dovrebbero spegnere, però vabbè. Posso entrarci qua? No, qua? No. Però aspetta, questo forse posso... Eccolo. Bello. La miseria. Se lo metto qua? Dai, che figata. Io sto cercando, non dico di fare il 100%, ma comunque di prendere il più possibile. Cioè di prenderlo un po' sciallo come gioco, insomma. Un po' relax. Senza star lì di corsa, devo andare, devo fare. Anche perché secondo me è il modo migliore per godersi sto gioco. Ma se invece qua c'è il pesce? Che succede? Non lo posso cuocere, cioè. C'è un soldino qua. Vieni, vieni. Ok. E dobbiamo inseguire il topo adesso. Guarda sto maledetto, guarda. Sto maledetto. Ma i topi piacciono i formaggi. Eccolo. Ah! Fregato. No, no, non ce la posso fare però. Vabbè, ma sei un imbecille, Luigi. Ma sei proprio un imbecille. Abbiamo capito perché Mario è il protagonista dei giochi. Perché tu stai rovinato, veramente. Cioè, cribbio. Dove è andato il topo adesso? Ha cambiato quadro. Ma io questo non me lo posso portare però. Maledetto. Ok, ho bisogno di formaggio per fare sto lavoro però. Ok, qui c'è però una stanza. Posso entrarci? Ok. Questa non l'avevo proprio visitata come stanza. Ok, il topo sta lì. Se n'è andato dietro gli armadi. Immagino che Gummy Luigi possa andarci lì. Però noi prima. Vai. Tutto in buca, vai. Vai. Che mi dai? Hai vinto? A biliardo è una faccia che biliardo. Bellissimo. È pieno di chicche sto gioco. È veramente bello. Io ancora non mi ricordo. Lo stura lavandino, ok. Lo stura lavandino, porca miseriaccia. Aspetta, aspetta. Ci sono soldi ovunque in sto albergo, non si capisce. Minchia. No, aspettate, scusatemi, però. Sta facendo da solo. C'è una pallina. Ok, c'è un altro fantasma, ragazzi. Brutto, eh? Ok. Più di uno.
Ok, questo è dorato, quindi mi sembra uno di quelli che mi dai soldi in realtà. Ok, fuori uno. Dove sta l'altro? Tanto c'è un lingotto qua. Ah! Ragazzi, sembra un imbecille, ma non è facile mirare, eh. Devo essere sincero, i controlli sono abbastanza complicati. Esci. Eccolo, sta qui. C'era un po' di fumo. Oh. Forse non esce se ci sta troppo vicino? Oh, 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 oh. Beccato. Ok, fatti fuori. Ma io volevo, in realtà, quello che stavo facendo prima era un'idea malsana. Ossia, prendere sta spada e lanciarla nel culo del maiale. Del maiale. Io non so se sono io che penso le cose strane. Ah, forse devo fare centro qua. Ma io lo volevo sparare nel culo del maiale, però. Vabbè, dai, ma contento della gemma nascosta, dai. La mia idea era più simpatica, secondo me. Vediamo se riusciamo a beccare sto topo maledetto. Ma aspetta, ma il topo si è infilato là dentro. Ma là dentro c'è il corridoio. Cioè, lì c'è il corridoio. Oppure Luigi Gammi qua ci si può infilare. No, Gammi Luigi non ci si infila. Forse con lo sturo lavandino mi posso tirare. Sì. Basta però, fai... Ma perché sta fermo? Fai spara flash di la luce. Imbecille. Tanti soldi. Il porco. Il porco gira. Soldi a non finire. Ok. Forse lo devo mettere in posizione. Forse sono io che pretendo troppo. Ma non mi sembra succeda nulla. Ma questi li posso tirare? Sì, ma non fanno nulla. Ok, quindi sto stronzo dove se n'è andato? Di nuovo di qua. Perché posso premere X? Ah, posso controllare in ogni... Ah, ma forse lo potevo fare anche prima. Madonna, sto topo maledetto. Eppure basterebbe una sparaflesciata con la torcia. Cazzo. Questo? Ecco, c'è qualcosa di nascosto qua. Quando si trova qualcosa di nascosto bisogna aspirare queste palline e poi si può usare. Soldi? Soldi? Ok, dai, troviamo sto topo maledetto. Qua no. Qua no. Allora sta qua dentro, sicuro. E la miseria, ma che cazzo state facendo? Un'orgia lì dentro. Oh, questi fanno male se mi beccano. Ok, vabbè. L'importante è che ho preso sto coso. Mo non te lo fa rubare per la quarta volta perché sei un imbecille se lo fai. Ok, livello 4 sbloccato. Adesso basta andare all'ascensore che sta da qualche parte su questo piano. Dovrebbe stare di qua, se non sbaglio. No.
Dove cazzo sta l'ascensore? Ok, sì, sta di qua. E praticamente da qui andare al quarto piano. E quindi si continua. E ogni piano è a sé. Ogni piano ha delle gemme nascoste. Ogni piano è fatto a modo suo. Quindi da quello che ho capito ci sono anche dei biomi diversi. Quindi ci sono dei piani diversi, hanno ambientazioni diverse, alcune tipo giungla e cose del genere. Secondo me si tratta di un gioco veramente molto molto carino, da avere se si ha una Nintendo Switch. Io vi ringrazio per aver seguito questo gameplay, vi saluto, aiutate il canale con un bel like, un'iscrizione, condivisione, quello che volete, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!